Presidente dell'Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti, tra un po' avrà inizio questa bellissima giornata dedicata a quello che sarà il nuovo anno accademico. Poi ci sarà effettivamente la data prefissata il 23 ottobre. Prolusione dell'inaugurazione. Veramente l'anno accademico è già iniziato il 28 con la presentazione ai docenti, che sono i primi che vanno ringraziati, del piano dell'offerta formativa e quindi della consegna della guida. Questo è l'altro appuntamento per i corsisti. Il 23 abbiamo l'apertura dell'anno accademico ufficiale con la prolusione che sarà tenuta dalla giornalista Anna Lisa Monfreda, che ci parlerà sul difficile compito di genitori, lei che ha appena scritto un libro su questo tema, insomma. Questo è un anno molto importante, sì. Ricorre un anniversario, il ventesimo. Sì, il ventesimo anniversario quasi quasi è incredibile. Quanto tempo è passato e quanto abbiamo lavorato, insomma. Per me è il 19° di presidenza, quindi ritengo di essere un po' alla conclusione della mia seconda carriera scolastica. 19 anni consecutivi, mentre il primo anno? Il primo anno è stato il nostro presidente, il dottor Franco Milella. Sempre a noi vicino, sempre affettuosamente a noi vicino, ci segue e frequenta i nostri corsi quando può. Vogliamo ricordare un po' questi 19 anni? Ed è certo difficile, veramente stiamo preparando un excursus su questi anni. Vorremmo stamparli, gli eventi più importanti, sono tantissimi, tantissimi, ed è incredibile quando li guardiamo, li osserviamo, li sfogliamo, i giornali, le guide, quanto siamo cresciuti, quanto abbiamo lavorato per la cittadinanza in pieno spirito di volontariato, quanta cultura abbiamo elargito a noi stessi, perché ci ha fatto bene a noi personalmente e anche alla cittadinanza. Il numero degli iscritti massimo? Non abbiamo una soglia, noi non vorremmo mai superare, perché non abbiamo aule che possano contenerli tutti. Comunque l'anno scorso abbiamo raggiunto i 470, l'anno precedente i 480. Beh, dico la verità, quest'anno vorremmo raggiungere i 500, non so se ce la faremo, ma non è importante. L'importante è la qualità, sicuri di fornire un piano dell'offerta formativa quanto mai valido, anche perché è il secondo anno che si porta avanti il progetto Mediterraneo e quindi abbiamo una serie di iniziative e soprattutto di corsi interessantissimi. Veramente io stessa dico, come farò a frequentarli tutti, perché vorrei frequentarli veramente tutti. Ci sono dei corsi nuovi quest'anno? Sì, ecco, la novità vera e propria è il teatro, e abbiamo un attore professionista che farà teatro, il mestiere dell'attore, proprio per accontentare coloro che sono portati alla recitazione e amano il teatro. E poi abbiamo dei corsi di letteratura, di novità, abbiamo un corso di grafica. E comunque i corsi degli anni precedenti si rinnovano nelle tematiche, affrontano tematiche nuove, e veramente le dico che il corpo docente è qualificatissimo, non avrei un altro termine più azzeccato. È possibile partecipare a tutti i corsi, non c'è un limite? Non c'è un limite, e beh, in rapporto all'orario poi si accavallano le discipline. Abbiamo anche dei corsi di mattina, e dirò che quest'anno siamo riusciti a ottenere sede principale la Giovanni XXIII, con una lotta, insomma, pacifica, tutta la Giovanni XXIII e la De Amicis per qualche corsi. Poi abbiamo la mattina la Casa delle Associazioni, e non ci saranno grossi disagi per i corsisti nel raggiungere altre sedi, per cui riteniamo che ci siamo sistemati anche dal punto di vista della location delle lezioni, insomma. Ricordiamo un po' di date, abbiamo già parlato del 23 ottobre. Sì, il 23 ottobre, e comunque abbiamo il 3, il 4, il 5, e ora subito abbiamo l'iscrizione, il 7 e l'8 ottobre, le iscrizioni presso la Giovanni XXIII dalle ore 17 alle ore 19. Quindi abbiamo 5 giorni per iscriversi e speriamo che tutti siano puntuali, perché non
potremmo, insomma, o certo qualcuno che è in ritardo per motivi gravi non potrà raggiungerci, cercheremo di aggiungerlo, però quelli sono i giorni destinati dove ci sarà chi darà spiegazioni di tutti i corsi, informazioni, come tutti gli anni, insomma. I requisiti richiesti per potersi iscrivere? Nessuno. Diciamo 40 anni compiuti, però c'è un 10, riserviamo da sempre un 10% per i più giovani. Quindi un 10%, se uno ha compiuto da appena 30 anni o non ancora compiuto 30 anni, può iscriversi, perché in genere ci sono gli iscritti più giovani, ma non raggiungiamo mai il 10%, vale a dire su 550. Non abbiamo 50 persone, anche perché hanno vinto il pregiudizio che è scuola dei vecchi, degli anziani. Noi siamo una scuola per adulti. E penso che a 30 anni si dovrebbe essere già adulti. In bocca al lupo. Grazie infinite. A lei.